Con i suoi oltre 80.000 abitanti, quello di Fiumicino è forse nel mondo, dopo Roma, il più famoso comune del Lazio. Il merito va tutto a quell'aeroporto Leonardo da Vinci, primo aeroporto italiano per numero di passeggeri, inaugurato il 15 gennaio del 1961. Sebbene dal punto di vista amministrativo la sua storia abbia poco più di 30 anni, il territorio dell'attuale comune di Fiumicino è stato frequentato sin dall'antichità. Qui infatti sorgeva l'insediamento di Porto, sviluppatosi come scalo marittimo della città di Roma, cui era collegato tramite la via Portuense e voluto dagli imperatori Claudio e Traiano. In seguito all'avanzamento della linea di costa e al progressivo impaludamento dei due bacini portuali, la città di Porto finì per spopolarsi. Nel corso dei secoli, i papi ordinarono la costruzione di torri costiere lungo questo tratto del litorale tirrenico, quali la Torre Nicolina, fatta costruire da Niccolò V nel 1450, la Torre Alessandrina e la Torre Clementina. Attorno a quest'ultima iniziò a svilupparsi un villaggio di pescatori. La torre verrà poi distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Agli inizi dell'Ottocento, l'incarico di creare un autentico centro urbano fu affidato ad uno dei maggiori architetti dell'epoca, Giuseppe Valadier. Dal borgo Valadier originò il moderno centro abitato di Fiumicino. Fino all'inizio degli anni 90, Fiumicino era un semplice quartiere della capitale. Poi, nel 1992, quella che all'epoca era la 14ª circoscrizione del Comune di Roma ottenne la piena autonomia e fu costituito il nuovo Comune. Al Comune, oltre la città di Fiumicino, appartengono diversi altri centri abitati. Tra questi l'area di Isola Sacra sull'omonima isola, delimitata dal Mar Tirreno e dai due rami in cui si divide il Tevere alla foce, il canale di Traiano e Fiumara Grande. Poi c'è la nuova area di Parco Leonardo, inoltre Aranova, Focene, Fregene, Maccarese, Passo Scuro, Torri in Pietra, Palidoro, Testa di Lepre, Tragliata, Tragliatella, Le Vignole, infine Porto, dove sorge la zona archeologica con i porti di Claudio e Traiano, oltre alla necropoli. Altri luoghi di interesse del comune sono Villa Guglielmi, già casale dei Panfili, su Via della Scafa, una villa del XVIII secolo. Il Museo delle Navi di Fiumicino, un museo archeologico realizzato negli anni 60 per ospitare i resti di 5 navi romane rinvenute durante i lavori per la costruzione dello scalo aeroportuale. Il Borgo Valadier, lungo via di Torre Clementina. Il Ponte 2 Giugno, il Vecchio Faro, la Torre Nicolina o Torraccia dello Sbirro su via della Scafa, l'Episcopio di Porto, antica sede vescovile, il borgo e la torre di Palidoro con la stele funeraria in ricordo di Salvo d'Acquisto, il borgo di Tragliata, la settecentesca cappella di Santa Ninfa a Focene, il castello medievale di Torre in Pietra, la torre di Pagliaccetto o Torre in Pietra, una torre medievale che ha dato il nome alla località, il castello di San Giorgio a Maccarese, le grotte delle Pertucce e la necropoli della Regina a Tragliatella. Molte sono anche le aree naturali presenti nel territorio. Il comune di Fiumicino si trova infatti all'interno della riserva naturale statale del litorale romano. Se Fiumicino è nota e apprezzata per i suoi numerosi ristoranti di pesce, questo è dovuto anche al fatto che la città è uno dei centri pescherecci più importanti del Tirreno. Numerose aziende del territorio operano nel settore della pesca, costituendone uno dei più grandi mercati in Italia. Il porto di Fiumicino, importante scalo per i pescherecci, è da anni oggetto di progetti dal profilo turistico.
Dopo 10 anni, dal 2013 al 2023, durante i quali il comune è stato guidato da Esterino Montino, già presidente della Regione Lazio ed esponente di vecchia scuola del Partito Democratico, a partire dal 17 maggio di quest'anno, primo cittadino del comune di Fiumicino, è diventato un altro politico di lungo corso, l'ex ministro ed ex senatore Mario Baccini, alla guida di un'ampia coalizione di centrodestra. Spetterà a lui guidare la città tirrenica per i prossimi 5 anni e affrontare le sfide di oggi e dell'immediato futuro.